Partiamo con il teatro, o meglio il cineteatro dell'Opera San Giuseppe di Lucera, che ha ospitato il 10 ottobre una manifestazione. Erano presenti il sindaco Antonio Tutolo e l'assessore al turismo Federica Triggiani, che hanno premiato i partecipanti al concorso di idee finalizzato alla progettazione di un video spot promozionale della città. Durante la serata presentata dall'attore lucerino Vito De Girolamo, sono stati proiettati tutti i lavori presentati al concorso. La presenza dei membri della commissione giudicatrice presieduta dal regista lucerino Luciano Toriello. Al terzo posto si è classificato il video realizzato da Esther Favilla e Enzo Fania, intitolato Se apri gli occhi, Lucera è città d'arte. Al secondo posto il video di Combo Studios, Lucera vivila tutto il giorno. E al primo posto, con una votazione di 90 punti su 100, si è classificato il video Lascia il tuo inferno, realizzato dall'associazione culturale Zunica. Un riconoscimento è andato anche a Michele Stanca, autore del video A Taste of Lucera, fuori concorso, che ha riscosso notevole successo sul web e a cui è stato dedicato anche un articolo sul sito della Repubblica. Ospiti della serata, il cabarettista lucerino Antonio Montuori e l'attore dalle origini lucerine Fabrizio Gifuni. Ma vediamo insieme alcune immagini dei video spot promozionali dei primi tre classificati. Partiamo da quello realizzato da Esther Favilla e Enzo Fania. Il video che si è classificato terzo, realizzato da Esther Favilla e Enzo Fania, intitolato Si apri gli occhi, Lucera è città d'arte. Ecco, le immagini sono quelle riprese da Gino Romice, quelle praticamente proiettate proprio all'interno del cineteatro dell'Opera, durante la serata di presentazione di questi lavori. Mentre vediamo alcune immagini relative al video spot promozionale della città che si è classificato secondo, realizzato da Combo Studios, intitolato Lucera, vivila tutto il giorno, vediamo. Sì.
era la proiezione del video spot secondo classificato. Arriviamo al vincitore, cioè il video Lascio il tuo inferno, realizzato dall'Associazione Culturale Zunica, che racconta questo incontro tra Proserpina e Plutone, tra mito e leggenda, tra passato e presente. Vediamo questo clip, appunto, che ha vinto questo concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un video spot promozionale della città di Lucera. Questo era il video vincitore di questo concorso di idee, appunto finalizzato alla creazione di un video spot per promuovere la città di Lucera. Ecco, come dicevamo, è intervenuto la serata anche l'attore dalle origini lucerine Fabrizio Gifuni. Gino Romice ha raccolto alcune sue dichiarazioni, innanzitutto un commento alla serata e all'iniziativa del Comune di Lucera. Ma penso che l'iniziativa di questa sera sia un'iniziativa bellissima, sia stata una grande idea quella di indire un bando per far raccontare con lo sguardo, con le immagini e con la creatività questa città. Ci sono stati dei lavori bellissimi che abbiamo visto questa sera e penso che soprattutto sia un merito dell'amministrazione aver pensato questa cosa.
Ecco, Gifuni ha particolarmente apprezzato i lavori filmati prodotti, in particolare l'apprezzamento è andato a quelli che hanno accostato il lavoro alle bellezze artistiche della città. A questo proposito, infatti, Gifuni ha anche ricordato un grande uomo e lavoratore della città di Lucera, Peppino Papa, che ha ricordato anche nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Gino Romice. Ascoltiamo. Peppino Papa è stato uno degli esempi luminosi di questa città e bisognerebbe ricordare più spesso percorsi come il suo, che sono percorsi straordinari ma che sono percorsi che possono essere ripetuti. Era una persona di una bontà e di una rettitudine e di un talento unici, e sono stato molto felice di poterlo ricordare. Sì, c'era un legame, come ho raccontato, un legame molto bello e molto antico con la mia famiglia. Era un legame soprattutto che aveva unito Peppino a mio nonno e che poi si è mantenuto negli anni e nelle generazioni successive. E abbiamo anche colto l'occasione per chiedere a Fabrizio Gifuni in che cosa è impegnato in questo periodo a livello professionale. Sentiamo cosa ha detto a Gino Romice. Sì, è stato un progetto che ho fatto al Parco della Musica effettivamente sabato e domani lo replicherò a Pescara, al Teatro Massimo, perché è un progetto sull'Amleto di Shakespeare, ma anche su due suite che Shostakovich ha composto per l'Amleto, e con un'orchestra sinfonica di 55 elementi. È stato un bellissimo momento. Grazie. Per noi è un onore, per Lucera, grazie.